Sei entrato nella storia, lo squalo di Messina che ha conquistato il cuore del nord Italia. Ma penso forse non solo del nord Italia, perché comunque in tutto il giro d'Italia c'è stato sempre un grande tifo per me. Questo è molto bello e piacevole, significa che comunque la gente segue sempre il ciclismo. Ieri hai fatto sognare durante la tappa alle Tre Cime di Lavaredo. Ma ieri è stata veramente una giornata memorabile, poi con la neve tutto l'ha reso tutto ancora più bello, forse è anche più difficile per noi. Ce l'ha fatta ad emulare Felice Gimondi. Vincenzo Nibali, vincitore della 96esima edizione del Giro d'Italia, il secondo ciclista italiano ad essere salito sul podio dei tre giri. Un siciliano che ha mosso i primi passi però nel team trevigiano della Fassa Bortolo. Naturale l'entusiasmo con cui è stato accolto alla partenza dell'ultima tappa, quella a Riese Piodecimo, all'interno di un'azienda leader della marca trevigiana. A riprova in Italia che pedala. L'italiano che rivince il giro. Ma guardi, lo squalo di Messina credo che sia anche un fatto un po' storico, perché non c'è mai stato un siciliano che abbia fatto le cose che ha fatto Nibali, quindi vuol dire che cambia anche un po' il mondo, il modo dello sport, perché il Giro d'Italia, i ciclisti sono sempre stati del nord, qualcuno è stato del sud ma non ha mai vinto le grandi corse. Nibali ha dimostrato che ci sono gli atleti anche al sud e quindi ha vinto un grande giro. In 35.000 si sono dati appuntamento nel piazzale dell'impresa per vedere i beniamini delle due ruote. L'emozione di ospitare l'ultima tappa del Giro d'Italia, una tappa con un italiano vincitore, questo squalo di Messina che ormai ha la maglia d'oro e la maglia rosa in tasca. È un'emozione incredibile, è un'emozione perché il ciclismo è uno sport che ci piace a me e ai miei fratelli, è un'emozione perché il Giro d'Italia è sempre la corsa ciclistica più bella, è un'emozione per tutte queste persone che sono venute in pastificio a vedere la partenza, che facendo un giro avevo tutti con la faccia sorridente, gioiosa. E non poteva mancare il campione di casa, Alessandro Ballan. Sono qui a pochi chilometri da casa mia, a 7 per la precisione, e sono venuto a fare un saluto ai miei compagni di squadra, fare i complimenti a Cadel che si è meritato un bel terzo posto e rivedere i miei colleghi di lavoro. Su podio a Brescia sono saliti anche Urane Evans, Scarponi finisce ancora quarto, Betancourt e la maglia bianca di miglior giovane. Brillante, ma gli è mancata soltanto la vittoria di tappa. Allora, com'è andato questo giro alla fine? Bene, dai, sono contento per quello che ho fatto, sono più felice. Ieri è stata dura? È stata una dura giornata, ma meno male ho riuscito a farla diventare bellissima per me. E oggi che cosa speri? Speriamo oggi una giornata tranquilla, che arrivi il sprint e basta.